Ciao amici, oggi vi propongo questo budino al cioccolato. È semplicissimo e vediamo subito gli ingredienti. Comincio a mettere un po' di latte, questo è il latte intero, in un bicchiere, così potrò sciogliere la maizena o amido di mais. Questo dovete mescolarlo per bene, così togliamo tutti i grumi. Il resto del latte lo mettiamo già in una pentola. Aggiungo la vaniglia. E anche il cacao. Io faccio il budino con questo cacao amaro. Come vedete ha sempre un po' di grumi, quindi lo passo sempre al setaccio. E tantissimo cacao, sono ben 75 grammi. E adesso andiamo a fuoco medio basso, così per amalgamare il tutto. Una volta tolto tutti i grumi, vado ad aggiungere lo zucchero. Mescoliamo ancora un pochino e quando bolle, come in questo caso, cominciamo a mettere il latte con la maizena diluita. Mi raccomando, dovete mescolare sempre finché si addensa. Questo è il momento più delicato, perché se non lo fate, cioè, vi arriveranno i grumi subito. Ecco, guardate come subito si comincia già a addensare e diventa lucido. È una bomba di cioccolato, buonissimo. Ecco, sono passati un paio di minuti, come vedete ci sono queste bolle enormi che vengono in superficie. Aspetto ancora 2 minuti e spengo, così il nostro budino è quasi pronto. Non mi resta che metterlo in queste piccole ciotoline. Io mi aiuto dal mestolo, così ho, diciamo, la misura giusta. E alla fine mi sono uscite 7 porzioni. C'è chi li mette anche un biscotto in mezzo al budino. Io l'ho visto, ma sinceramente a me non piace, mi piace proprio così, semplice. E al limite li possiamo mettere un po' di cacao sbriciolato, cioè cioccolato sbriciolato sopra, che è la decorazione che ho fatto io. Vi faccio vedere quanto è cremoso il mio budino ed è proprio una goduria. Veramente lo dovete fare perché è squisito. Affondiamo adesso il cucchiaio e guardate un po' la consistenza. Ragazzi, proprio stupenda. Spero vi sia piaciuto questo video. E se ti fa piacere iscriviti al canale, clicca anche la campanella, così ti arriveranno tutte le notifiche di ogni nuovo video e regalami un like se questo video ti è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Hasta pronto!